Buonasera, oggi con la mia fida assistente cercavo una volontaria. Ci sono volontari? Ci sono volontari? Eccola, c'ho qui. Volevo parlarvi dello SWOT T tourniquet, quindi Stretch Wrap and Tuck tourniquet. Questo tourniquet non è approvato dal comitato del TCCC. Significa che non funzioni? No. Funzionare, come vedremo tra poco, funziona. Significa che non è stato da loro validato in uso intensivo e particolare come può essere quello in combattimento. Da cosa è composto? Si tratta semplicemente di una banda elastica. Sul sito del produttore sono disponibili in colore nero, più tattico, arancione o blu per addestramento, ma sostanzialmente non cambia funzionamento. Quindi abbiamo questa banda elastica con sopra delle indicazioni e dei disegni. Vediamo che ci sono sia degli ovali con delle forme romboidali all'interno, queste, sia una sorta di zip, sembrerebbe quasi, di piccoli rettangolini alternati che seguono in linea continua. Questi servono a definire quanto la banda elastica debba essere stirata. In pratica si dice che l'elastico debba essere stirato tanto da permettere all'ovale di diventare rotondo, permettere al diamante, al rombo di diventare un quadrato e anche qua da permettere ai rettangoli di diventare dei quadrati. Uno dei motivi per cui secondo me è interessante avere lo SWOT T con sé è che può essere particolarmente indicato nell'utilizzo sui bambini. Perché questo? Come? Prendiamo quello originale. Se noi osserviamo un cat generazione 7, vediamo che qua sotto c'è una parte rigida, una parte dura. È abbastanza semplice capire che questa parte dura non permetterebbe al tourniquet di aderire correttamente sulla superficie dell'arto e quindi renderebbe complicato, complesso occludere. Essendo che qua ci sta un buco, perciò. Risulterebbe complicato comprimere correttamente i tessuti molli sull'osso al fine di occludere i vasi sanguigni. Se osserviamo lo SWOT, scusate, il soft T, qui non abbiamo la parte rigida di plastica presente nel CAT generazione 7, ma abbiamo comunque queste parti di tessuto molto rigido che anche qui non permettono una corretta aderenza o potrebbero rendere complessa l'ottimale chiusura del tourniquet intorno al braccio del bambino. Applichiamo il pulsiossimetro. Ok, possiamo osservare il battito cardiaco. Vieni a sederti. Quindi, ipotizzando una ferita, tiro, trasporto
trasformando gli ovali in cerchi e il rombo in quadrato. Alzati un secondo. Ecco, possiamo già osservare che il pulsossimetro non misura più un battito. Siediti un attimo. Adesso io non la stresso ulteriormente. Alla fine dei vari giri, stretti maggiormente, adesso non voglio farle troppo male, si prende il capo della banda elastica e semplicemente lo si infila al di sotto della fascia stessa. Quindi il battito cardiaco, il flusso del sangue all'interno dell'arto è stato fermato. Sì, sì, sì. Quindi abbiamo potuto osservare che rispetto al soft T o al CAT generazione 7, che hanno delle parti rigide che non consentono una perfetta aderenza intorno all'arto di piccole dimensioni come quello di un bambino, lo SWAT-T sopperisce a questa problematica, quindi risulta sicuramente funzionante. Ha un altro pro: tutto sommato possiamo usarlo, anzi togliamo tutto sommato, possiamo utilizzarlo come bendaggio compressivo. Abbiamo fatto la nostra zaffatura inserendo la garza emostatica o meno all'interno della ferita. Comprimiamo per 3, 5, 10 minuti, indipendentemente che sia una garza emostatica o meno, e quindi facciamo la fasciatura. Possiamo utilizzare questa striscia elastica tranquillamente come una fasciatura. In questo caso non andremo a fare lo stretch trasformando gli ovali in tondi, perché altrimenti andremo a fermare il sangue. Se abbiamo fatto una zaffatura o facciamo un bendaggio compressivo, non ci interessa fermare il sangue nell'arto, ma lo utilizzeremo semplicemente come fascia. Potremmo utilizzarlo per appendere il braccio al collo. Essendo una fascia elastica, potremmo utilizzarla per chiudere una rottura su un contenitore dell'acqua o sullo scafo di una canoa. Potremmo tagliare una striscia per realizzare un trappolamento. Non disponiamo del palo elastico, non disponiamo di un contrappeso, usiamo la fascia elastica per dare lo strappo in un trappolamento. Essendo materiale gommoso, abbastanza probabilmente potrebbe funzionare come fire extender, quindi bruciare per lungo tempo, consentendomi di innescare un fuoco anche con materiale umido. Quindi ha diversi vantaggi. Qual è il suo più grosso cons? Scusatemi, ogni tanto mi sfuggono le parole. Il lato negativo principale di questo dispositivo è che nel momento in cui vado poi a bloccare il capo, questo potrebbe scappare. Non c'è un meccanismo di blocco sicuro, come può essere quello del CAT 7 o del soft T. Altra cosa, mentre un CAT 7 lo riesco a usare facilmente in autosoccorso,
utilizzare questo in autosoccorso è molto più complicato. Adesso lo arrotolo velocemente. In autosoccorso posso portare la mia busta nel suo pacchetto stagno nel gibernaggio. Quando ho bisogno, strappo coi denti la busta, tiro fuori il tourniquet, lo faccio dentro. La pulsazione c'è, come ho detto, ho strappato il pacchetto, ho tirato fuori la fascia elastica. Come potete osservare, non è particolarmente facile, pratico da essere utilizzato in una condizione di autosoccorso. Autosoccorso. La circolazione l'ha fermata correttamente, ma è stato sicuramente più complicato da utilizzare. Inoltre, questa, come dicevo prima, questa forma di bloccaggio è sicuramente a rischio di rilascio. Si sente che stringe, si sente. Stiamo evacuando il ferito con la barella, coperto con la coperta esotermica per evitare l'ipotermia, fenomeno che si sviluppa frequentemente nei casi di emorragie importanti. Se l'elastico si rilascia e non ce ne accorgiamo, pian pianino si allenta e, come dicevamo prima, come dicevamo in un precedente video, la ripresa del flusso sanguigno potrebbe far saltare il coagulo e potrebbe riprendere l'emorragia. Il battito è tornato e vi assicuro che si sente molto quando stringe. Quindi la mia bimba è stata brava a sopportarlo prima. Allora, riepiloghiamo brevemente. Questo è uno SWAT T, un stretch, wrap and tuck tourniquet, quindi una fascia elastica, un elastico che va stirato, arrotolato sull'arto e infine bloccato, avendo la funzione di tourniquet. È indicato perché funziona bene sugli arti più piccoli dei bambini, dove un tourniquet come il Cat7 o il SOF potrebbe non riuscire ad aderire perfettamente al braccio, quindi garantire la corretta compressione dei tessuti molli sull'osso. Può avere degli usi secondari, bendaggio compressivo, strumento utile in caso di sopravvivenza, da fire extender a strumento per il trappolaggio, ma ha questi lati negativi: la difficoltà di utilizzarlo in autosoccorso e il rischio che possa sganciarsi e quindi rilasciarsi, non garantendo il mantenimento non garantendo che il sangue rimane fermato. Per tutti i tourniquet che si utilizzano, sia che si tratti di uno SWAT T, sia un CAT generazione 7 o
un soff o qualunque altro tipo di tourniquet voi usiate, una cosa estremamente importante: ricontrollatelo, 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 sia quando il vostro paziente, il vostro ferito è lì fermo davanti a voi, ma in particolare quando lo state evacuando e vi state muovendo per consegnarlo poi ai sanitari. Speriamo, speriamo che il video vi sia piaciuto, l'abbiate trovato interessante, che possiate considerare utile questo tipo di dispositivo. E niente, siamo a disposizione per qualsiasi domanda. Ultima nota sul prezzo, mi dimenticavo di dirlo, è un dispositivo che su Amazon si trova intorno ai 20 euro, però con spese di spedizione, quindi dal punto di vista economico non è che sia molto conveniente, però ha degli altri lati positivi. Ciao. Buona serata.